di meraviglia. E praticamente prima stavo lì a non fare niente e mi è venuto in mente questo video. Praticamente molti di voi mi dicono: Lili, fai un video dove disegni, sì che bello, però io non so mai cosa disegnare. Allora praticamente ho pensato, potrei disegnare voi. Allora vi ho chiesto su Twitter: mandatevi un vostro selfie abbastanza imbarazzante che posso usare in un video, e vi siete veramente sbizzarriti all'ennesima potenza. Quindi niente, vi dico che è un video fatto veloce al fly, quindi i disegni non sono perfetti e spero che non ve la piate a male. Iniziamo! Iniziamo col Marco Allori. Anche se è una ragazza non capisco. Ma diciamo, c'ha gli occhi così, un naso che diciamo fa questo sorriso che non si capisce se è un sorriso o no, la brucia, sopracciglia e questi capelli. E qui ci sta una mucca, credo sia una mucca, perché ha il simbolo della pace sul naso. Un po' il mento così, voilà. Tada e tada. Ma do uguali. Emma del Santo. Allora facciamoci a questo sguardo un po' da stai tramando qualcosa. Però dai, non fare così, dai. Io non ho fatto niente di male. Ci ho solo chiesto di farti un selfie. Perché mi devi trattare in questo modo? Poi diciamo questa acconciatura con un po' di riccioletti. Poi là. Però sì, stai decisamente complottando contro di me in questa foto. Adoro, mi proporre una foto dove ci sono anch'io. Quindi diciamo io sono tipo così, con questa espressione da ma che cazzo. Poi tipo la bocca un po' così. Sì. Che ride questa foto. Poi ci stai te che stai così, che mi stai praticamente nasando e anche un po' mentando. Però devo dire che aveva una frangetta drittissima, quindi siamo proprio io e te. Camilla la vedo un po' perplessa, quindi diciamo c'ha sti occhi che guarda di là e fa: ma che cosa sta succedendo? Cioè, che problemi mi avete inviato? Prendete tutte foto da cui si vede da sotto. E io ho dei problemi a disegnare i nasi, quindi non lo so fare, dannazione. Quindi vabbè, i nasi saranno sceni. Mi spiace. Il rossetto scuro, un po' di ombreggiatura per dare tridimensionalità. E todò! Uguali, cioè Sara Sanzullo. Credo che ci sia qualche problema, non capisco se quella è la mia faccia. Però vabbè, allora io sto tipo così. Ci può fare ma cosa sto facendo? Un po' di occhiaio ovviamente. La frangetta sempre drittissima, anche se qui ci sta tipo un ciuffo in più. Eh sì, è proprio così questa foto. Sara è un cavallo. Mi stupisco come abbia fatto a scrivere con gli zoccoli. I tasti sono piccoli e il touch come fa? Bah. Bello sto cavallo, veramente orrendo. Beh, quello che ti meriti è ad essere un cavallo. Middies Moon dice che si sputtana da sola, ma dai, dice che è un toast. E allora va bene, cioè nel senso, come fai anche tu a scrivere, ripeto. E ho scoperto di avere fan multiforme, animali, oggetti. Come fanno a scrivere? Questo c'ha delle narici veramente prorompenti. Scusa, le occhiaie anche qui non mancano. Vedo che hai uno sguardo stupito, quindi diciamo, mi sa che te ne sei reso conto anche tu poco fa di essere un toast, no? C'è un po' di rosino sulle guance, per ciuffo. E la parte fondamentale, il toast. Mi sa che non ho preso bene le misure. Tu va bene lo stesso, si capisce che è pane, no? I capelletti, scusa, mi stava a dimenticare ciuffo. Sei tu, dannazione, sei proprio tu. Debbie dice di ringraziarla perché nessuno dei suoi amici se la segue su Twitter. Ma dai, non fare così. Mentre questa mano prende la narice, spinge il naso. Poi c'è sto occhialetto. Un po' di eyeliner lo intravedo. Non so se è all'ombra o sbaglio, però io l'eyeliner lo intravedo. La 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 la. Poi c'è questo sorrisetto qua. Qui sembra che si stai tipo scaccolando. Forse lo stavi facendo ma volevi nascondermelo, eh. E tada! Lemon grab, credo che qui ci sia qualche problema di, proprio dal punto di vista vitale. Però vabbè, ci sta questa che sta tipo tutta un po' così, con sto occhio vispo. È molto felice. Qui non mancano le occhiaie, ragazzi. Siete tutti degli occhiaiatari. No, in realtà anch'io sono una molto occhiaiatara. Tuo capello riccio. Poi c'è lì il tuo amico dietro che se la sta ridendo come un matto. Anche lui con sti occhietti, ma c'ha gli occhiali che un po' lo salvano. Pensi che non te vedo, eh? E dice: ok, va tutto bene. Questa foto rappresenta la felicità delle persone. Joe invece è un gatto. Un gatto che ha il mio spirito di vita, ovvero l'incazzatura perenne. Ecco Joe, spero che adesso ti senti meglio. Marika mi invia proprio tutta una foto di gruppo. Quindi iniziamo da lei che fa la linguaccia per dire: ehi, occhialo, le sopracciglia, naso. E il capello riccioluto. Poi ci sta questa che sta a fare tipo lo sguardo sexy, tipo un po' Poi ci sta lei che non lo so se sta scatenata. Anche lei con l'occhialo. Pure questa mi sa che ha visto la Madonna. Ovviamente scherzo. Così. E questa che proprio è felice di tutto. I capelli. E tada, foto di gruppo, ragazze. Nico non so sinceramente cosa ha visto, ma vabbè dai, ognuno vede le proprie cose. Sì, ma voi volete proprio che ve lo faccio il nasone? Mi mettete solo naso praticamente. Però non so qui cosa è successo. Ta-da! Operate in light. Io ci provo, insomma. Infatti queste prospettive strane, qui vedo solo delle narici per esempio. Cioè io faccio le narici, che devo fare? Le vedo. Ma voi avete veramente queste narici? Cioè io davvero sono seguita da tutti i naricioni. Bocca, i denti.
occhietti. Poi qui c'è un neo. Qui c'è il mento. Così. E il capello. Top! Dimmi se non sei tu, cioè, questo sei proprio tu. Ilaria mi dice: quando qualcuno ti saluta non sai chi è. È tipo una faccia tipo. Cioè, proprio una faccia da. Bello. Proprio una faccia schifata. Il doppiamento ci sta sempre. Il doppiamento va molto quando la gente chiede tipo foto brutte. È così odiato il doppiamento. Forse non è abbastanza schifata, non lo so. Mi dispiace, non sono riuscita nell'intento. Pugi Jim Capodanno credo che abbia qualche problema, però io ci provo. Vedendo la faccia, sicuramente è successo qualcosa di drammatico. Il naso, ovviamente, come avrete capito, non è il mio forte. L'occhialo. C'è questa bocca che veramente. Cos'è successo? Perché fai questa faccia? Tipo così. E un po' le guanciotte rosa. Perfetta! Ale, boh, non lo so cosa ti è successo pure a te. Sei tipo tutto un po' così. E poi hai tipo la bocca così. E poi tipo la lingua qui. Poi non capisco il senso del tuo collo. Cioè, sei tipo un po' così. Poi di qua finisce perché non ci sei più. Vabbè, io improvviso. Secondo me magari eri così. Perfetto! Zion Loves Me è un po' così invece. Questo sguardo un po' così. Però c'è un telefono davanti. Qui si vede solo un sopracciglio. Capelli. Ta-da! Matteo, siete in due. Quindi tu sei tipo un po' così. E questa faccia è un po' sofferente. Anche qui io vedo solo una narice. Così. Con il mento un po' così. I capelli un po' così pazzi. E dietro ci sta tipo lei un po' assonnata. Bene. Sirer G-Next. Con gli occhi non ci sono, tipo qui è così. C'è sto sopracciglio che fa così. Poi c'ha una sigaretta nel naso. Non credo sia il posto giusto dove mettere quella sigaretta. Però vabbè, poi è così e fa tipo così. Molto contento. Qua de barbetta. C'ha il cappelletto che c'è sta sempre. Bello. Simo davvero, secondo me è quello che si deve riprendere di più. Da tutto ciò, dalla vita forse. Pure le narici, ma che cazzo. Qui veramente la bocca è fatta così. Così, qui ci stanno i denti. La lingua e i denti sopra. E una bella serie di linee doppio mentali. E tada, dimmi se non sei tu. Daniele le penne. E gli piace molto scrivere. Lui sta lì, non dà fastidio a nessuno. Cioè, alla fine è un bravo ragazzo, no? Un po' di barbetta. Il doppiamento, però dai, un po' barbutello. Questo capello che fa così. Oh. Questa è la faccia della pacchia. Veronica invece non capisco cosa è successo. La vedo un po' perplessa, ma non troppo. Cioè, tipo, oh mio Dio, ma sei tu che mi hai acciaccato il piede? E tu dici: no, ti giuro, non sono stato io. Fra Proem è un appassionato di nuoto. Gli piace andare a nuotare, fare le vasche. Però il vizio di non tagliarsi questi baffetti, guarda, eh. Pronto per affrontare queste vasche. E infine, Pansy. È un'espressione molto particolare. Proprio da t'ho fottuto, ah. Questo capelletto non è la barba, però quando uno fa così col mento gli vengono tipo tutti i bozzi. E wow! E niente, questi eravate tutti voi secondo il mio punto di vista. Ovviamente sono disegni così, cioè non siete così orrendi, mi dispiace. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto e ciao!